Bella ragazzi, eccomi qui, sono sempre io Dagamind e quest'oggi vi spiegherò come creare del fuoco con After Effects. Quindi sigla! Benissimo, per creare il fuoco utilizzeremo un plugin della Trapcode chiamato Particular. Potete scaricare una demo direttamente dal sito della Red Giant e questo plugin vi servirà un po' per tutto, dalle scritte a effetti particellari, esplosioni, raggi. Quindi compratelo o provate la demo direttamente dal sito. Ok, ci spostiamo su After Effects. Creiamo un nuovo livello. Tinta unita o solids, ce l'avete in inglese. Nero, chiamatelo sfondo. Poi nuovo livello, sempre tinta unita, fuoco, arancione. Oh, il colore che volete, basta solo per distinguerlo dal livello di sfondo, in modo che guardando qui riconoscete subito il livello. Selezioniamo il livello fuoco, effetti, Trapcode, Particular. Allora, noterete subito che l'effetto parte dopo un po', quindi qui, perfetto, lo spostiamo circa di così e riallunghiamo la clip in modo da avere all'inizio subito l'effetto. Ora dovremo cambiare un bel po' di cose. Emitter invece che punto deve essere box. Emitter size non ci interessa niente. Particle per second lo andremo a cambiare dopo. Per il momento andiamo su. Particelle. Vita 1,5. Life random, casualità della vita, mettiamo 25. Ora size 3. Sfumatura 80. Size over life, partono grandi e diventano più piccole. Stessa cosa con l'opacità. Qua è qua. E fin qua non piove. Ora andando giù cosa abbiamo? Shading, niente, physics. Aspettate. Gravità meno 1000, in modo che vadano verso l'alto. Poi abbiamo in air, aprite turbulence field o turbulence field o come cavolo si pronuncia. Andiamo a modificare effect size, no scusate, posizione, non dimensione, mettiamo 250 e su y offset facciamo alt click sull'orologio e scrivete time per l'asterisco meno 500. Bam! In modo che in base ai secondi di video, non so, quarto frame per meno 500 dà un numero ogni volta diverso, come potete vedere, in maniera crescente, che va a spostare casualmente sull'asse delle Y le particelle. Ora qua ci siamo, qua ci siamo. Aux system non ci serve niente. Rendering sì. Allora abbiamo motion blur e ora vi spiego la differenza. Allora attivando il motion blur da qui on, come vedrete vi fa la sfocatura solo delle particelle. Invece, volendolo attivare, scusate, da qui, ci fa la sfocatura dell'intero livello, quindi anche qui, qui e qui, essendo un livello finito, cioè che ha un perimetro, una fine, non è infinito a destra, a sinistra. Quindi, Command Z, torno indietro. Questo non vi serve, era solo per spiegarvi. Motion blur on e shutter angle lo aumentiamo circa 520.
Benissimo. Ora il passo più importante. Ci sono due valori che vanno in proporzione fra di loro. Sono inversamente proporzionali, cioè il primo particle e il secondo size. Size regola la dimensione delle particelle. Più piccole saranno le particelle e più ce ne saranno, maggiore sarà la qualità del vostro effetto. Quindi io metto 1,7, che in questo momento non le vedrete neanche, e particelle ne metto 30.000. Perfetto, perfetto. Sposto la posizione più o meno qui. E visto che ci vuole troppo tempo, e se continuo così il tutorial finisce fra 40 ore, abbasso a 20.000 le particelle prima che mi si blocchi il computer. Fatto ciò, siamo abbastanza bene. Allora, qua mi sembra bene, qua mi sembra bene. Dovremmo esserci. L'unica cosa che cambierei ancora è la complessità in turbulence field, dov'era? Ok, aumento a 8. Bam. Ci dovremmo essere. Sì, ok. Ora abbiamo la base del nostro effetto. Abbiamo le notifiche di Facebook di Caio, che approfitto per salutarlo. Andiamo su. Blur and sharpen. Sharpen, 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 sharpen. Clicchiamo su Fast Blur, sfocatura veloce, 5, no, 4, 6, effetti, color correction, colorama. Ora, come input, perché così se vedete mi dà solo una banda di colori, scegliamo alfa, che poi più in là vi andrò a spiegare cos'è e cosa si intende per alfa. Su output invece, vedete questa rotella di colori? La andiamo a cambiare con fire. E ora da qui regolate i colori del vostro fuoco. Ad esempio, a me qua non mi piace qui questa zona troppo bianca, quindi avvicino il giallino un po' di più. Voglio che il nero si noti di più, quindi abbasso di qui. E il giallo lo metto ancora più vicino. Questo, in modo che facendo un rendering veloce, benissimo, mentre attendiamo il rendering del fuoco, voglio dirvi che farò un video a settimana ogni martedì, dove la prima settimana farò un tutorial su Photoshop, la seconda settimana un tutorial su After Effects, la terza rilascerò un progetto gratuito, mentre la quarta sarà a caso. Potrà essere una chiacchierata, un nuovo tutorial, un video che ho fatto per qualche concorso o personalmente. Quindi ogni martedì alle 3 di pomeriggio un video nuovo sul mio canale. Bella lì. Tornando qui. Ta-na-na-na. Ok, ha renderizzato un po' di fuoco, guardate un po'. L'effetto è veramente carino. Ricordo che più piccole sono le particelle e più ce ne sono, maggiore sarà la qualità dell'effetto. Quindi il tutorial sul fuoco è finito. Perfetto. Ora, questo fuoco, ad esempio, potete utilizzarlo per qualsiasi cosa. Potete metterlo su una torcia che c'è in una ripresa che magari è spenta per farla sembrare accesa. Oppure, in una maniera ancora più stupida, potete far finta di avere dei superpoteri, tipo fuoco che vi esce dalle mani o dalla testa. Ad esempio, come in questo video che ho fatto a mio fratello, giusto per ridere. Quindi, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, continuate a supportare cliccando il tasto iscriviti, condividendo il video e commentando qui sotto. E ci vediamo la prossima settimana con un nuovo progetto gratuito che rilascerò per voi. Bella ragazzi! Cliccate sul run per partire. Bravo!